Questo programma è offerto da Bagheria, orrore al cimitero. Palermo, incidente magistrato in coma. Bagheria, intimidazione a Don Filippo Custode. Sport, Palermo sfida con lo Spezia. Bagheria, orrore al cimitero. È stata sottoposta a sequestro un'area del cimitero di Bagheria a seguito del ritrovamento da parte dei carabinieri di resti umani e centinaia di bare accatastate tra il muro perimetrale e alcune cappelle private. Nella zona in questione sarebbero state scoperte dai militari le braccia ancora fumanti che nella notte avrebbero incendiato anche resti umani e ossa. Sarebbero state rinvenute anche parti non ancora decomposte di resti umani ed effetti personali integri. Le forze dell'ordine procedono contro 3 dipendenti per vilipendio, soppressione di cadaveri, danneggiamento seguito da incendio e gestione incontrollata di rifiuti speciali. Le indagini passano dalla Procura di Termini Imerese alla DDA di Palermo. Il passaggio di testimone nasce dal fatto che gli inquirenti starebbero privilegiando la pista delle infiltrazioni mafiose all'interno del cimitero. Intanto il responsabile della gestione, Paolo Aiello, è stato rimosso dall'incarico. Palermo. Incidente. Magistrato in coma. È rimasto ferito dopo un incidente avvenuto tra auto e moto in via Borrelli. Si tratta del magistrato Marco G. di 39 anni, che, dopo lo spiacevole accaduto a bordo del proprio ciclomotore, ha riportato traumi in ogni parte del corpo, soprattutto alla testa. Anche a San Lorenzo, ieri sera, tra la clinica Maddalena e la Stagno, I.D.B. di 80 anni, è stato investito da un automobilista. Dopo l'intervento del 118, è stato ricoverato a Villa Sofia, con la riserva sulla vita. Le indagini sono condotte in entrambi i casi dagli agenti dell'infortunistica stradale della Polizia Municipale. Palermo. Torna fruibile la colonnetta del Buccheri La Ferla. Dopo tante segnalazioni da parte della cittadinanza, torna fruibile la colonnetta del Buccheri La Ferla. Calcinacci, materiali vari e tanto altro cadeva dal monumento storico della borgata, che stava quindi trasformandosi in un vero e proprio pericolo. Le critiche, lamentele e proteste sono state accolte da Giovanni Colletti, consigliere della seconda circoscrizione, che il 21 marzo scorso chiede in consiglio il rifacimento del monumento e il ripristino di tutta la struttura portante. La stessa richiesta viene presentata nel frattempo dal direttivo del Buccheri La Ferla. Dopo la discussione in seduta, Colletti avverte del proprio progetto il priore Don Luigi Gagliardotto, il quale non esita a ringraziare e sostenere attivamente il consigliere. L'assessorato comunale ai beni culturali ha stanziato 10.000 euro per i lavori consegnati il 25 agosto scorso. Ora si procederà a riprodurre la statua originale, che ormai corrosa e pericolante, sarà consegnata all'ospedale, che ne disporrà come meglio crede. In merito alla questione, ha voluto conferire telefonicamente ai microfoni di Canale 8 il consigliere della seconda circoscrizione, Giovanni Colletti. Mi aspetto che naturalmente il monumento non cada nuovamente nel dimenticatoio e rimanga fruibile se tutti quanti vogliono sia dedicare una preghiera, visto che c'è l'ospedale proprio di fronte, e sia perché rimane un punto di riferimento per quanti nella circoscrizione vanno a pesca. Questo monumento è nato per i pescatori del luogo, perché quando andavano fuori per le battute di pesca
le famiglie chiedevano la grazia di farli ritornare sani e salvi, quindi la fruizione libera per tutti i cittadini. Dico, tra l'altro è stato ricordato questo particolare anche in occasione di una processione avvenuta nel porticciolo di Bandita, se non ricordo male. Sì, sì, se ne è anche parlato, anche perché abbiamo cercato di collegare l'evento della rinascita della Madonnina, conosciuta e più come colonnella, perché si erge su una base di marmo propriamente detta colonnella, per cercare di ricollegarla alla rivalutazione della costa sud. La collaborazione che avete riscontrato da parte della cittadinanza in questa vostra battaglia? Veda, siamo rimasti molto colpiti da questo, perché evidentemente la cittadinanza ha capito che c'è una circoscrizione che lavora per riportare in auge tutti i tesori nascosti di una circoscrizione che per troppo tempo è stata abbandonata, e questo ci dà la spinta a fare sempre meglio e ad andare sempre avanti. Rendi fantastico il momento più bello della tua vita con eleganza, raffinatezza e stile. La Schiera, sala trattenimenti, ristorante e pizzeria. Contrada Piano di Scala a Corleone, strada statale 118, chilometro 40-500, telefono 091 8467 529. You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Campo Felice di Roccella, Rogo distrugge carro di carnevale. In un capannone a Campo Felice di Roccella, un incendio di grosse dimensioni ha distrutto uno dei carri allegorici allestiti per il carnevale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Termini Imerese. Secondo le prime indagini, il rogo avrebbe preso vita in seguito ad alcune scintille causate da una fiamma ossidrica. Fortunatamente non sono stati registrati danni a persone. Palermo, furto in un negozio di telefonia. In Corso Tucori, a Palermo, è stata distrutta con una mazza la vetrina del negozio di telefonia 3. I colpevoli, non ancora identificati, hanno portato via 4 cellulari, 2 Samsung e 2 iPhone. Il titolare del negozio ha dichiarato agli agenti di non aver mai subito nessun tipo di intimidazione. Sull'accaduto indaga la polizia. Bagheria. Intimidazione al parroco Don Filippo Custode. Il parroco Don Filippo Custode della Chiesa del Sepolcro ha ricevuto nei giorni scorsi gravi intimidazioni. Nella notte di martedì è stato appiccato il fuoco sotto la sua automobile, rimasta danneggiata. Sotto l'automobile è stato rinvenuto un pezzo di cartone intriso di gasolio. Le forze dell'ordine hanno avviato le indagini. Fortunatamente le immagini delle telecamere di un negozio hanno ripreso degli ignoti che cercavano di dare fuoco all'automobile. Il vile attentato che ha subito Don Filippo Custode colpisce tutta la comunità parrocchiale, dicono i collaboratori del parroco, e pertanto pensiamo sia un dovere cristiano denunciare pubblicamente quanto accaduto. Esprimo tutta la mia solidarietà e quella della giunta a Padre Filippo, dichiara il sindaco Vincenzo Lomeo. Vogliamo fargli sentire la nostra vicinanza e vogliamo invitarlo a non demordere nella sua opera di servizio alla comunità. Altavilla Milice. Devoluti al comune i ricavi del calendario di beneficenza. L'associazione Oltre il Mare con il comune di Altavilla Milicia hanno realizzato insieme un calendario artistico con immagini di Altavilla Milicia e di suoi siti artistici e naturalistici realizzati da Michele Fricano. L'associazione ha poi versato al comune di Altavilla Milicia un bonifico di euro 1.240, pari a 124 calendari che sono stati venduti nel periodo natalizio appena concluso. Il ricavato sarà utilizzato dall'Ufficio dei Servizi Sociali Comunali per l'acquisto di prodotti alimentari di prima necessità, medicine o altre forme di aiuto da destinare a famiglie o singoli in serie difficoltà economiche. Bagheria. Ieri il ricordo di Mimmo Pintacuda. Ieri sera al Supercinema, serata incentrata sul ricordo di Mimmo Pintacuda, scomparso 2 mesi fa.
è stato proiettato un documentario realizzato dal figlio Paolo. Francesco Maria Martorana ha eseguito un pezzo della colonna sonora del film Il Gattopardo. Erano presenti il regista Giuseppe Tornatore, molto legato a Pintacuda, i figli, l'ex sindaco Biagio Sciortino, l'attuale sindaco Vincenzo Lomeo, tanti amici e parte della cittadinanza bagherese. Queste sono le parole di un commosso Giuseppe Tornatore. Mimmo è stato il mio maestro, mi ha insegnato i trucchi della fotografia, che poi mi sono serviti per il lavoro del regista cinematografico. Invece è questo quello che afferma il figlio Paolo Pintacuda con una voce più che commossa. Lo incontro ogni giorno nelle foto, lui sopravvive grazie alle sue immagini. Bagheria, cerimonia di insediamento della Croce Rossa Italiana. Domenica 23 febbraio 2014 alle ore 9.30 nella sede della circoscrizione di Aspra avrà luogo presso il comune di Bagheria la cerimonia di insediamento della sede locale della Croce Rossa Italiana. Saranno presenti il presidente del comitato provinciale di Palermo, Fabio D'Agostino, le autorità civili, i militari del comune bagherese, le associazioni e le organizzazioni di volontariato bagherese. Il programma prevede il raduno dei mezzi e della delegazione di volontari in forza al comitato provinciale di Palermo presso piazza Cristoforo Colombo fino all'ingresso nell'aula del consiglio. Il saluto del presidente della circoscrizione all'autorità e ai cittadini intervenuti, la presentazione delle attività svolte dalla Croce Rossa Italiana a cura del presidente provinciale di Palermo e dei suoi delegati, la benedizione dei locali da parte di Don Vincenzo Battaglia, parroco di Aspre, infine la consegna simbolica delle chiavi con incluso il taglio della torta. Bagheria, lanci artistici di monete comuni. Oggi pomeriggio, alle 18.30, dal balcone del municipio di Bagheria, l'artista Gaspare Richichi, 29 anni, lancerà in strada 2.800 monete da 10 a 50 centesimi di euro. Il denaro non serve, ho avuto una visione, ho visto una città devastata in cui la mafia giocava con politici corrotti, afferma l'artista. Spiega che ha orientato il suo lavoro sull'utilizzo dei soldi nella nostra società in rapporto anche alla crisi economica. Per il curatore dell'iniziativa Vincenzo Profeta si tratta di un'idea divertente e geniale. In un periodo come questo, dove le banche tassano i nostri conti e lo Stato intacca sempre di più i nostri patrimoni privati, Richichi opera una cessione pubblica di reddito. Sottolinea il gallerista Adalberto Catanzaro. Sto lavorando per creare delle forti connessioni tra istituzioni e arte contemporanea. Un evento di questo tipo può realizzare qualcosa che porti in luce Bagheria, distaccandola dai soliti fatti di mafia e criminalità organizzata. La Sicilia è una terra che merita di essere raccontata. I siciliani un popolo che merita di essere ben informato. La Sicilia e i siciliani avranno quello che meritano. E questo è lo slogan del nuovo portale di informazione trinacrianews24.it. Il sito sarà online da mercoledì 5 marzo. Corrispondenti da tutta la Sicilia. Notizie sempre aggiornate su sport, spettacolo, politica, attualità. Un portale di informazione costituito da giovani universitari uniti non solo per la passione per il giornalismo, ma da un profondo senso civico che li porta verso il bisogno di raccontare la propria terra. Canale 8 Palermo sarà media partner ufficiale. Trinacrianews24.it sta arrivando. Noi siamo pronti. E voi? You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Sport. Palermo sfida con lo Spezia. Peppe Iachini deve affrontare il problema delle assenze. Tantissime le indisponibilità tra cartellini rossi e infortuni mancheranno pedine importanti, come Maresca e Lazar, squalificati durante il match a Cesena. Ancora problemi fisici per Belotti che non recupera. Morganelli invece si è sottoposto ad intervento chirurgico per le riduzioni delle fratture riportate. Sarà Capitan Barreto a guidare il centrocampo, in attacco ballottaggio tra Dybala, Hernandez e Lafferty.
Questo programma è stato offerto da... Il nostro direttore Antonio Sanò augura a tutti voi una buona domenica. Previsioni per il 23 febbraio 2014. Bel tempo al nord, su gran parte del centro. Piogge interessano invece le regioni meridionali, quindi vediamo il dettaglio grafico. Al nord, venti settentrionali puliscono i cieli, riportando un tempo molto buono, possiamo dire ampiamente soleggiato. Vedete su tutte le regioni, possibili occasionali foschie mattutine sulle pianure. Al centro, ultime nubi interessano le coste adriatiche, dalle Marche al Molise, con precipitazioni talvolta anche moderate. Migliora nel corso del pomeriggio. Bel tempo soleggiato, vediamo sul resto delle regioni. Al sud i venti da nord portano molte nubi che coprono, vedete, tutte le regioni peninsulari, con piogge sparse ma diffuse. Piogge anche sulle coste settentrionali della Sicilia, specie sul Messinese. Migliora ovunque nel corso del pomeriggio, con fenomeni in diminuzione. La neve cadrà debole sugli Appennini sopra gli 800-1000 metri, ecco che ce lo segnala anche la nostra grafica. Venti che soffiano tutti dai quadranti settentrionali, moderati sul Adriatico, Basso Tirreno e Ionio. Vediamo le nostre temperature, minime in diminuzione su tutte le regioni, 0,3 gradi al nord, 4,8 gradi al centro e in Liguria fino a 9 gradi al sud. Di giorno prevediamo 11-15 gradi, vediamo al nord fino a 16 gradi al centro e 12-17 gradi al sud. Carissimi, la previsione termina qui per il momento. Allora, possiamo dirlo? Giornata perfetta per disputare una partita di calcio, campi in gran parte soleggiati e clima favoloso. Per conferme visita la nostra accurata sezione sport presente sul sito. Ciao!